E con noi l'assessore di Oria, come ti chiami? Allora, per chi non mi conoscesse, sono Pino Manda, molti di voi mi conoscono perché non sono la prima esperienza di questo tipo. Io lasciamo parte il fatto delle porte di Castro o di Oria, lasciamo perdere questo tipo di cose. Io mi sento a casa mia oggi mai come questa volta, perché quando sento parlare di Messapia, ecco, la Messapia è una bella regione che va a sud da Taranto fino al capo di Leuca, quindi ognuno di noi, in ogni nostra città, c'è una testimonianza più o meno importante della Messapia. E il nostro brand, diciamo, è che ci sentiamo a casa nostra in qualsiasi posto della Messapia, noi che noi raggiungiamo. Quindi sto a casa mia, sindaco. Ecco perché appena sono arrivato, tanta confidenza. A parte che la bellissima Castro Cavallino, Poggiato non la conosco, avrò il piacere domani, ma Cavallino e Castro che sto conoscendo oggi sono delle realtà formidabili. Però bisogna parlare del territorio, come diceva appunto il collega, se non facciamo rete in questo caso noi rimaniamo sempre attaccati alle redini del cavallo, il cavallo non va avanti. Bene, io voglio soltanto dire una cosa, esattamente questa: per chi ha il coraggio di superare la distanza chilometrica e giunge in Salento, il Salento è solo emozione, emozione multisensoriale, emozioni che vi toccano, che toccano gli occhi, il gusto, il piacere e anche la melanconia. Quando si parte, si va via dal Salento, si ha un po' di nostalgia, si vorrebbe tornare presto, perché noi abbiamo, siamo una terra praticamente dove la storia ha davvero scritto pagine importanti. Da questo lembo di terra sono passate tantissime civiltà e ognuna di queste ha lasciato un pezzo di sé. Grazie anche alla nostra pazienza, intendiamoci, alla nostra recettività che abbiamo preso anche quello che era meglio da loro. Però ecco, questo ponte tra l'Occidente e l'Oriente, ricordatevi, questo Salento, questa terra salentina piena di odori. Stamattina una donna di Castro aveva in mano un mazzo di rosmarino, io pensavo che fosse rosmarino, invece abbiamo appurato che era lavanda. Ecco, il Salento è anche odore, erbe, lavandi, sapori, le nostre olive, il nostro pesce, il mare, non è soltanto per nuotarci dentro, ma gustare anche quello che il mare ci dà. E le coste salentine, tra lo Ionio e l'Adriatico, ne hanno da vendere. Poi bisogna anche venire nell'interno a vedere le varie realtà dove possiamo trovare qualsiasi cosa, dalla rocca messapica ai castelli normanno-svevi, ai castelli aragonesi, alle cripte bizantine, ai santi orientali che tanto ci legano con l'Oriente. Lei diceva San Nicola, non scordiamoci San Nicola e i santi medici, San Balsanofio, sono tutti santi orientali, sono tutte immagini che stanno nelle nostre cripte basiliane dappertutto, belle e da scoprire. Mi fermo qua e ricordatevi che noi salentini siamo soprattutto ospitalità e amicizia. Quando ci raggiungete non andate a visitare un paese straniero o un paese lontano, andate a raggiungere degli amici. Avete visto ieri sera, per miracolo vi conoscevo, ma alla fine della cena stavamo cantando tutti assieme a dire barzellette, anche sconce, tra virgolette. Allora io vi prego di scrivere anche questo, perché il Salento, ricordatevi, è emozione multisensoriale, è storia e tradizione. Voi pensate che potete stare la giornata al mare, sulle nostre spiagge, ma nel pomeriggio alla sera potete arrivare in qualsiasi paese del Salento a vedere le feste di tradizione bellissime con le loro luminarie, le loro bancarelle, cose che non si vedono più in altre zone, e a visitare santuari, castelli e così via. Ce n'è per tutti i gusti, dalla cultura più alta alla cultura popolare. Quindi questi giorni vedrete di che cosa siamo capaci e vedrete che cos'è veramente il Salento. Grazie.